Sarà il Giubiasco ad affrontare in finale per la Coppa Ticino il Rapid. In settimana infatti il Giubiasco ha superato il Vedeggio per 2-1 al termine di una bella partita combattuta e anche corretta. Luca De Santis, una sconfitta, beh, insomma, che fa male. Una sconfitta che brucia, direi, perché abbiamo commesso due ingenuità, abbiamo preso due gol, ci abbiamo provato, abbiamo segnato, abbiamo fatto di tutto, ma purtroppo non siamo riusciti a pareggiare, così è il calcio. Bravi a loro, però penso che abbiamo disputato una buona partita anche noi. Luca, dopo una parentesi al Rivera, ecco che sei tornato al Vedeggio. In casa si gioca, si può dire. Assolutamente sì, io ho fatto, prima della fusione, ho fatto 5 anni a Lamone e questo è un ritorno molto gradito, il gruppo è fantastico, per cui sì, direi che gioco in casa. Cosa vuol dire giocare con diversi anni di esperienza alle spalle? Ma penso che in una divisione come quella di seconda faccia tanto, si può dare anche qualche insegnamento, diciamo, ai ragazzi più giovani, da noi ce ne sono tanti e ti fa giocare con più tranquillità sicuramente. Pascal Calatti è arrivato al Vedeggio dopo un girone d'andata alla Campionese. Sconfitta, beh, lascia un po' il segno. È una sconfitta amara, soprattutto per la società, perché alla fine, finché siamo arrivati fino qui, diciamo, il bello era arrivare in finale. Poi per me era veramente speciale perché non ho mai raggiunto una semifinale di Coppa e ci tenevo particolarmente a vincere. Purtroppo un po' amara perché qualche occasione al primo tempo, forse in più l'abbiamo avuto anche nonostante che siamo stati un po' pressati, e poi il secondo tempo l'abbiamo giocata, penso, bene comunque quanto loro. Pascal, sugli spalti tuo papà fremeva. lui sempre, perché penso che se potrebbe vorrebbe giocare ancora. E venendomi a giocare così, spera sempre che faccio bene, che la squadra vinca, che aiuto la squadra, e infatti mi sgrida sempre se esco, bevo qualcosina o... Ormai lui è fatto così e è giusto che sia. Un allenatore in casa. Eh sì, più o meno sì.